Bella raga, rimanete attivi su questo canale perché molto molto presto ci saranno delle grossissime novità. Non vedo l'ora di mostrarvele, sono stra eccitato per questo. E ci tengo anche a ringraziare XXDioXX per il regalo su Battle Royale e Ale The Bomber sempre per l'altro regalo in Battle Royale. Raga, non dovevate farlo, vi ringrazio tantissimo, siete i migliori. D'ora in poi pubblicherò anche le storie su Instagram a riguardo. Adesso ci arriviamo. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Kino e prima di cominciare col video contest volevo informarvi che ho creato l'account Instagram, mi chiamo KinoTVOfficial, aggiungerò la scritta in sovraimpressione nel video per chiunque volesse seguirmi, è libero di farlo, bella raga, ci vediamo tutti su Instagram. Dunque, il contest di oggi. A grande richiesta abbiamo portato la Masamune al 130. Come vedete, io non ho il progetto, fortunatamente ce l'ha mio fratello, me ne sono fatte craftare 7. Perché me ne sono fatte craftare 7? Una l'andrò a utilizzare ovviamente per farvela vedere, per farla provare. 5 saranno quelle che vincerete voi nei commenti. Perché lo sapete che ogni lunedì in questo canale estraiamo 5 vincitori e gli regaliamo 5 armi. Ogni tanto quando ho tantissimi materiali, ne estraiamo anche 10 come è successo in passato per il Frostbite, come è successo in passato per altri contest. Comunque, come partecipare nel contest? È semplicissimo, raga, basta scrivere nei commenti il vostro ID di Epic e farmi capire che siete sotto questo video appunto per il contest. Basta scrivere un hashtag partecipo o anche semplicemente partecipo. Semplicemente fatemi capire che siete qua per quello. Allora, raga, io questa Masamune. Allora, innanzitutto perché mi sono fatto craftare questa Masamune proprio da mio fratello quando ci sono mille altre persone? Perché a me piace questa Masamune incorrucente. Dopo averne provate tantissime, anche il raggio solare, ovviamente il raggio solare un colpo magari fa un pochino più male, però preferisco la velocità di movimento sulle spade, semplicemente per questo. Poi sulla Masamune ovviamente ogni 5 colpi abbiamo un'esplosione e se, anche per questo motivo preferirei dare i 5 colpi molto più in fretta. Ma detto questo, lo tralasciamo e ve lo farò vedere direttamente con una piccola clip. Subito adesso. Allora, raga, come sempre ci buttiamo in una zona al 100, con gli zombie al 100. Ecco, il primo gruppetto subito davanti a noi. Chi la spunterà? Vado diretto al fantasma. Mazza, un colpo non gli ha tolto niente. Smira di brutto. Attenzione! Ok, lo secca con i prossimi colpi critici, attenzione. Il colpo critico è sempre micidiale. Kino TV la spunterà sempre. Bello, proviamo a fare l'accampamento. Accampamento al 100, raga. Beh, i piccoletti comunque sono abbastanza semplici da shottare. Mi piacerebbe trovare qualche mostro della nebbia. Qua abbiamo un po' di gente che dorme. Dove vai? Vieni qua. Ah, questo è già quasi morto. Però mi shottano male, eh. Storm chest al 100 con soltanto la Masamune e le torrette, raga. Vediamo, eh. Easy. Very, very easy. Vieni qua, dai. Prima ti colpisco, prima ti uccido. Comunque quando diventa critico fa veramente male, raga. Sono al 100, in più sono da solo. Cioè, non ci sono compagni che mi stanno boostando le statistiche. Non c'è un soldato dietro che mi attiva nessun grido di guerra. Non c'è niente di niente.
Batman. Batman. Ezbro. Ah, ma voi mi state seguendo? Ma voi mi state seguendo veramente? Ma voi mi sa che mi uccidete veramente ora, eh? Sì, raga, ci vuole qualcosa che mi ridia anche la vita. Se devo farlo da solo, un buono squadra che mi ridia un po' di vita ogni tanto. Mi piacerebbe trovare uno smasher, basta sti mostri della nebbia. Quanto salta però Manny. Quanto salta. Masamune in solo. Montespago 10, solo Masamune. Smasher di natura, raga. Però c'ho pochissima vita. Qua ci muoio, quindi in caso ci mettiamo lo standardo. Chi la spunterà? Aia. Malissimo, via. Vieni giù, vieni giù, vieni giù. Combattiamo giù come due veri uomini. Quelli col frigorifero in mano proprio non mi piacciono. Vieni, vieni. Mi rigenerare lo scudo. Oh. Dai, quando fa l'esplosione vedete che li togli tantissimo. Mica, l'ho seccato, raga. Smasher al 100. L'abbiamo seccato. Oh, te devi proprio volere la morte sicura, eh. Raga, un altro duello alla Far West. Però lui c'ha la scorta, quindi parte subito. Kino TV, attenzione, due colpi di spada. Lo Smasher si sveglia, gli dà una botta che lo distrugge. Kino TV senza scudo. Kino TV senza scudo, lo Smasher si incazza. Prende la rincorsa, prende la rincorsa. Qua gli ha fatto male, attenzione. No. Kino TV non ha saltato in tempo. Kino, cosa succede? Non hai neanche più la vita, cioè ti rendi conto? Ricordati dov'è lo Smasher. È qua. E quindi ci torniamo. Duello alla Far West, ora full vita. Full vita, full scudo. Eccolo là. Allora, stavolta magari uccido prima i tuoi scagnozzi. Eh no, niente. Vieni dai, caricami ancora. Se ti senti soddisfatto. Oh, l'ho seccato comunque, eh. Lo secchi lo Smasher. Qua avevo visto anche un bel mutaforma. Possibilmente. Come sapete mi conviene sbrigarmi perché mutaforma cambia zona dopo un po'. Niente, non era mutaforma. Mi spiace, raga. Come sempre con lucente. Polvere nera. Questi col frigorifero in mano però hanno scassato un po' la minchia. E io direi che per il video di oggi è tutto, raga. Spero che questa idea vi sia piaciuta. Spero che il contest l'avete scelto voi, quindi meglio di così. Come sempre ogni lunedì abbiamo un nuovo video contest. E ci vediamo nella live dove giveo, se volete. O se no nei prossimi video in questa settimana, raga. Per oggi è tutto, dal vostro Kino. Bella a tutti. I was just a